Presentata la 26esima edizione di Spilimbergo Fotografia, rassegna promossa dal CRAF, il centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Pordenone, della Fondazione Krupp. Un appuntamento che si rinnova e cresce di anno in anno. Quest'estate vedremo sicuramente una rappresentazione molto importante di quelli che sono i fotografi dell'Est Europa, soprattutto dei paesi europei che sono entrati a far parte dell'Unione Europea, che sono tutti fotografi che chiaramente poco conosciuti ai più. Saranno presentati al pubblico una selezione di autori della ex Jugoslavia, Ungheria, Austria, Cechia, Russia, in mostre che si snoderanno lungo il territorio della provincia. Spilimbergo Fotografia è una rassegna che sì parte da Spilimbergo, dove c'è proprio la sede del CRAF, però si occupa e tocca un po' tutto il territorio provinciale, dalle amministrazioni comunali socie del CRAF alle varie amministrazioni nelle quali effettivamente la provincia nuovamente torna come ente del territorio a dare un'offerta culturale e fotografica in questo caso. A portare il saluto del presidente Tondo e dell'amministrazione regionale, l'assessore Elio De Anna. Spilimbergo Fotografia è una rassegna dedicata appunto alla fotografia che è diventato un punto di riferimento importante, se non determinante, non solo per la nostra regione, ma ormai nel panorama internazionale. È legato indissolubilmente al centro di ricerca e di archiviazione della fotografia, appunto il CRAF, che è lo strumento che verrà potenziato e punto di riferimento nella prossima legge della cultura che andrà in aula subito dopo l'estate.